Per approcciare il problema della contraddizione, ovvero essenzialmente quella che è il nodo teorico di Hegel, ovvero essenzialmente altresì, come possiamo dire, il momento speculativo più contestato per quel che riguarda la filosofia hegeliana. Perché se Hegel si fosse limitato a dire una cosa tipo: i vari periodi storici si susseguono in seguito a conflitti interni che portano da un momento all'altro e ogni momento storico è comprensibile sulla base di ciò che lo ha preceduto e che, di cui ha sviluppato eventuali virtualità latenti. Boh, va bene. Tutto sommato, una forma di storicismo, contestabile come tutte le forme di storicismo, che però non sarebbero stati, in quanto storicismo, avrebbe avuto una sua dignità e una sua specificità. Quello che Hegel fa nella scienza della logica, e quindi prendendo la scienza della logica come potremmo dire matrice, palinsesto della sua intera filosofia, e quindi anche nella prospettiva hegeliana della possibilità del pensiero di farsi storia, è davvero in qualche modo l'identificazione del pensiero con gli eventi, con la storia, anche con la natura, anche se la natura interessava meno. Ovvero, il momento essenziale che troviamo all'inizio della logica hegeliana, il passaggio dall'essere al divenire come soluzione, superamento, inveramento del problema, o meglio, più che del problema, dell'affermazione metafisica fondamentale del pensiero occidentale. Cioè l'assunto parmenideo, secondo il quale, conoscete tutti, ciò che è non può in alcun modo non essere e ciò che non è non può in alcun modo essere e non c'è passaggio, non c'è comunicazione. E di lì tutte le questioni sollevate da Zenone intorno al tema dei paradossi, e di lì tutta la problematica platonica che troviamo soprattutto negli ultimi grandi dialoghi, che sono anche i preferiti di Hegel, guarda caso. Cioè, di Hegel ho detto che è autore di alcuni tra gli impossibili, cioè opere di filosofia, una legge, boh, speriamo che l'abbiate capito, ma insomma si confrontava con gli impossibili anche lui, il Parmenide, il sofista, il politico, il filebo. Sono i grandi dialoghi platonici in cui a entrare in questione il rapporto uno molti, l'identità, la differenza e così via. E quindi di fatto gioca intorno al problema dell'essere nulla. E il tema aristotelico, la grande logica aristotelica. La logica aristotelica, partendo proprio dall'affermazione parmenidea, su cosa si basa essenzialmente? E la logica aristotelica è lo strumento argomentativo per eccellenza, il più potente strumento di argomentazione razionale che l'Occidente abbia formulato, e forse non solo l'Occidente, ma per almeno 2500 anni, almeno, e forse lo è tuttora in realtà. La logica aristotelica, la logistica, la logica aristotelica si fonda essenzialmente sul principio di identità, sul principio di contraddizione, una volta si chiamava altresì non contraddizione, e sul principio del terzo escluso. E questi tre principi sono il cardine, sono tre principi cardine di ogni possibile argomentazione razionale. Sono talmente cardine che lo stesso Aristotele dice: guardate che l'unica maniera per dimostrarli è procedere per dimostrazione per assurdo, cioè che non puoi fare a meno di usarli. Questo è.
Allora, vi ricordate, citando la ragion pura kantiana, Kant aveva detto che la logica era nata perfetta. Tant'è vero che da Aristotele in poi non aveva subito alcun perfezionamento. Sì, gli scolastici avevano aggiunto qualcosa a livello di figure sillogistiche, ma fondamentalmente erano aggiunte di più di belletto che di sostanza. E la logica non era cambiata. Hegel comincia invece a affrontare questo problema, ma non lo affronta semplicemente da un punto di vista, potremmo dire, di quella che in altri contesti potrebbe essere chiamata teologia negativa. Niccolò Cusano, nel Rinascimento, aveva affermato un principio filosofico rilevantissimo, che però era logicamente contraddittorio, qual era l'identità degli opposti. All'infinito un poligono diventa una circonferenza. All'infinito, una delle definizioni di linea retta, ci pensate, è una circonferenza di raggio infinito. Ma all'infinito, essenzialmente la prospettiva cusaniana, l'infinito è proprietà del pensiero divino. Il nostro pensiero non è capace di concettualizzare questo. Questo vale ovviamente per un'infinità di altre questioni, no? Parliamo anche poi per questioni teologicamente rilevanti, come sono la Trinità e così via. Hegel invece comincia ad affrontare la questione affermando che il pensiero può tematizzare questo aspetto, può comprendere il passaggio dall'essere al nulla. E poi l'inserimento in questo percorso del divenire, ovvero della dimensione temporale, è non soltanto un passaggio psicologicamente attuale, nel senso che si fa solitamente. Aristotele ha detto, partiamo dal principio dell'identità, che non è possibile predicare due cose opposte tra di loro, dello stesso soggetto, nello stesso momento, ma in momenti diversi, sì. Cioè, io non posso dire contemporaneamente di essere giovane e vecchio, se non specifico adeguatamente i concetti, ma in momenti diversi sono ora giovane, ora vecchio. Non più ora sono non più giovane e quindi sono qualcosa di diverso. Ma sotto lo stesso rispetto non lo posso fare. Ma il passaggio è esterno, cioè non è un qualcosa che riguarda come dire, il concetto, è semplicemente ciò di cui si predica nel suo essere attualmente, in questo momento, sottoposto al mutamento, ma non, è un passaggio che non investe la cosa in sé, usiamo questa espressione inadatta, ma come la cosa si presenta nel mondo materiale. Hegel fa un passo in più, Hegel fa un passo diverso. Hegel inserisce la temporalità all'interno dell'essere, in questo processo. Se il divenire nella logica è, rimaniamo in termini di banalità, che poi banali non sono mai, prospettive hegeliane. Il terzo momento, quello della sintesi, è sempre un momento, abbiamo detto più volte, di superamento, di un superamento che però conserva, e quindi un momento logicamente superiore. Questo vuol dire che il divenire, essendo il terzo momento di questa prima triade, essere nulla e divenire il primo movimento della logica, il divenire è un momento logicamente superiore dell'essere. Perché mantiene in sé, conserva in sé l'essere e contemporaneamente il non essere, come verità dell'essere. Questo fa sì che quello che potrebbe essere, che per esempio in certa misura, solo in certa misura, sarà per Croce, lo storicismo, non sia semplicemente una narrazione dello sviluppo
una storia, di un periodo, ma anche di uno spirito, volendo, che in qualche misura si fa sempre diverso, ma che deve obbedire a una fondamentale razionalità interna, che è quella definita dalla logica. E partendo da questo primo elemento, la contraddizione tra essere e nulla è la contraddizione più potente. Il concetto di contraddizione va qui preso nel senso più forte che ci sia tutte le altre contraddizioni hegeliane, in qualche modo, cioè scritte, nel caso di dire, da Hegel nelle sue opere, non sono altro che questa originaria contraddizione, volta per volta arricchita dalla specificità della fase, del momento e così via, ma che non la modifica. È quella. Ora, sin da subito, autori che oggi non leggiamo più come Trendelenburg, Herbart, altri autori dell'Ottocento, figuriamoci gli inglesi, che tanto Hegel detestava gli inglesi quanto gli inglesi detestavano Hegel, cioè, fondamentalmente. Non è un caso che Hegel sia stato molto letto, per esempio, in Inghilterra, da Toynbee, un grande storico, il quale riduce, è il caso di dire, Hegel a un filosofo della storia, nel senso che vi dicevo prima, non interessa la logica, fondamentalmente la logica, questi sono filosofemi, sono cose da filosofi. No, vediamo la ricchezza dello sviluppo storico, osserviamo la straordinaria visione hegeliana dello sviluppo della storia, come da una società orientale il percorso ci conduca verso la società occidentale, sempre più ricca, eccetera, eccetera, eccetera. Ma la contraddizione, sì, va bene, lasciamola stare, questo che c'entra, non vale la pena. Bradley, l'hegelismo in Inghilterra non ha mai avuto una vita facile. Bradley, in apparenza, in realtà, riaffronta il problema della contraddizione dello spirito, ma la depotenzia moltissimo. La depotenzia moltissimo. Ci sono echi berkeleiani in Bradley che, insomma, servono a ammorbidire questo aspetto. Bertrand Russell, quando legge Hegel, dice: ma perché è un filosofo? Ma figuriamoci, già uno che dice una cosa del genere alla logica, mica possiamo parlare come filosofo, lasciamo perdere, perché dice sciocchezze, fine. Storia filosofica occidentale, liquida, fa essenzialmente Hegel come un mistico. No, è che è un mistico, perché soltanto i mistici pretendono di pensare insieme contemporaneamente l'essere e il nulla, ciò che è contraddittorio come se non lo fosse, come una fase superiore, mentre la logica ci dice che il principio di contraddizione è quello. Il principio di contraddizione non può essere superato in qualche altro modo, non ha senso. Tutta la grande costruzione dei principi a matematica di Russell e Whitehead si fondano su questi assunti. C'è una, potremmo definire, una stratificazione, una complessa relazione tra livelli epistemologici, ma il principio di contraddizione non si può mai mettere in discussione. Quando ci sembra che il principio di contraddizione sia messo in discussione, in realtà lì noi andiamo, se lo osserviamo con attenzione, con estrema attenzione, nel caso di dire, ci accorgiamo che stiamo sbagliando perché confondiamo livelli differenti. Esempio, com'è possibile che esista un infinito che è la metà di un altro infinito? L'infinito è infinito. Come la mettiamo? Quanti sono i numeri pari? Infiniti. Quanti sono i numeri interi? Infiniti. Com'è possibile che ci sia un infinito che è il doppio di un altro infinito? Dice Russell. Perché non sono dello stesso livello, ci confondiamo. Dice tutta la trattatistica che da Frege e Peano giungerà fino, insomma, a Europa. Ma Hegel è un mistico. E la cosa di misticismo alla dialettica hegeliana è una cosa, ma diciamola pure, che arriva immediatamente. Non credo che gli abbia mosso Schopenhauer, semplicemente che Schopenhauer lo odiava al punto Hegel, che non credo che sia manco messo l'impegno a riflettere. Dice: no, vabbè, quella sciocchezza, cioè io che non sono un mistico, perché Schopenhauer non era un mistico, comunque non prendo neanche in considerazione la dialettica, la polidialettica, la fesseria, fine. Però
Gli è stata veramente mossa da subito, lo stesso Marx. Allora, qui tocchiamo uno dei tanti problemi. Una citazione famosissima di Marx, che vi leggo, ma la trovate qui, ma la trovate dappertutto. Postfazione alla seconda edizione. In Hegel la dialettica è capovolta. Bisogna rovesciarla per scoprire il nocciolo razionale dentro il guscio mistico. Questa era una cosa che Marx scrive nella postfazione, nella seconda edizione del Capitale. Ma, di nuovo, il fatto che la dialettica hegeliana sia una dialettica rovesciata, ovvero che Hegel fa procedere, fra virgolette, la storia del mondo sulla testa, perché è convinto che sia lo spirito a guidare lo sviluppo storico, bisogna rimettere, rovesciare la cosa e farla tornare a camminare sui piedi, ovvero che in realtà sono i movimenti sociali, le procedure, le dinamiche economiche, eccetera, eccetera, è una delle cose che tutti quanti sappiamo, Marx ha detto. Però, dice Althusser, attenzione perché dobbiamo capire esattamente qual è veramente il problema. E poi soprattutto, ma davvero aveva ragione Marx, nel senso banale del termine? Ovvero, sì, Marx ha sempre ragione, nella prospettiva di Althusser, ma questo è un altro discorso. Che cosa intendeva dire esattamente? E che cosa voleva dire Marx? E qui abbiamo il terzo problema, problema storico. Quando, interrogandosi. Allora, abbiamo visto come parte dalla questione dell'ideologia. E, dice Althusser, nessun marxista può evitare di porsi quello che è stato definito il problema del cammino di Marx, cioè il problema del rapporto che esiste tra gli avvenimenti del suo pensiero e la storia reale, una ma duplice, che ne è il vero soggetto. Quindi il soggetto vero del cammino di Marx non è lo sviluppo individuale del suo pensiero, non è come Marx ha, quali problemi Marx si è posto, come ha affrontato determinate questioni, che cosa ha studiato per giungere ad elaborare, partendo dalla tesi su Democrito e Epicuro fino a Capitale, il suo pensiero, ma la storia reale che, fra virgolette, io potremmo dire, parla attraverso Marx. Attenzione, di nuovo, il rischio qual è? Di far passare Althusser e Marx per un romantico che dice parole che non è consapevole, è la storia che parla attraverso di lui, sono come le cose, e in realtà i personaggi che parlano attraverso, che si impossessano del loro autore, e l'autore non è consapevole, quel che non è in pieno possesso di ciò che scrive. No, 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 non è questo, non è questo, assolutamente no, è qualcosa di più complicato. Non porrò qui il problema della personalità di Marx, dice Althusser, non è quello il problema, un punto. Dell'origine, della struttura di questo, notate come lo definisce, straordinario temperamento teorico. Cioè, se noi approcciamo Marx dal punto di vista, fra virgolette, semplicemente psicologico o semplicemente biografico, biografico nel senso più piatto del termine, che le biografie di Marx sono molto belle anche. Quella di Marcello Busto, recente, notevolissima, per esempio. Cioè, non si tratta di studiare lo sviluppo di un pensiero inteso come lo sviluppo di un individuo. Non è la storia di un'anima, mettiamola in questi termini qui. Non è questo il punto. E se io ne affrontassi questo aspetto come la storia di un'anima, allora con Marx mi troverei di fronte a uno straordinario temperamento teorico, cioè la peculiarità caratteriale di Marx è questo, non di avere un'attitudine,
non di avere una semplice capacità, ma di essere un temperamento teorico, cioè che impegna teoricamente e teoreticamente tutta la sua personalità nella comprensione dei fenomeni di cui è non solo testimone, ma altresì protagonista. Quindi non mi porrò il problema della personalità stessa di Marx, dell'origine e della struttura di questo straordinario temperamento teorico, animato da una feroce passione critica, un'intransigente esigenza di realtà, un prodigioso senso del concreto. Sono tutti termini bellissimi che si attagliano perfettamente al Karl Marx storico, alla persona Karl Marx. Uno studio della struttura della personalità psicologica di Marx, delle sue origini e della sua storia, certamente farebbe luce sullo stile di iniziativa, di concezione e di investigazione che così tanto ci colpisce. Ci spiegherebbe come è possibile che il figlio di un borghese, tra virgolette, per bene, giunge a voler mettere a fuoco, metaforicamente, ma forse non solo, il suo stesso mondo. Non so se vi è capitato di vedere un film di qualche anno fa, Il giovane Marx. Bel film, devo dire. Non sarà probabilmente un capolavoro, quantomeno non lo ricordo come un capolavoro, ma indiscutibilmente un buon film. E al di là di alcune inezie, perché lo sono, perché fondamentalmente è anche tutto sommato storicamente sufficientemente accurato. Uno dei punti secondo me più interessanti di quel film è quando non Marx, ma la moglie di Marx, a un certo punto prende la parola e dice, più o meno, sto molto a memoria, non mi ricordo con chi sta parlando, guardate che io non sono semplicemente una che va dietro al marito, io non semplicemente mi adeguo al pensiero di mio marito, io voglio dare fuoco a questo mondo, io sono la prima a voler distruggere questo mondo. Cioè, c'è una identità di vedute tra me e mio marito. E quindi, errore canonico, attenzione a non ridurre tutto quel complesso universo di persone, di individui, di uomini e di donne che sono in contatto con Marx a semplici appendici controfigure di una personalità assolutamente dominante, e su questo fuori discussione lo stesso Engels lo riconosceva. Il percorso psicologico individuale di Marx arriva a mettere, come dire, in discussione al punto di voler distruggere quel mondo di cui lui è figlio, beh, non coinvolgeva solo Marx, ma coinvolgeva più persone con le quali appunto Marx era in strettissima relazione. Allora, per questo, Mehring e Luiz hanno fornito elementi di grande riflessione per comprendere appunto come biograficamente che cosa abbia spinto Marx a prendere non soltanto a fare determinate scelte di vita, ma come lo abbia spinto a pensare, potremmo dire non più nei termini semplicemente della Gazzetta Renana, di critica dell'esistente, di trasformazione dell'esistente, ma di rivoluzione radicale. Contemporaneamente alla psicologia di Marx, questo studio ci condurrebbe anche alla storia reale, e qui arriviamo al punto, alla sua apprensione diretta da parte di Marx stesso. Mi soffermerò un attimo su questo punto per sollevare il problema del senso dell'evoluzione di Marx e del suo motore. Alla domanda come sono state possibili la maturazione e la mutazione di Marx, la critica eclettica, la critica fondamentalmente di cui ho parlato prima, la critica che si limita a fare un discorso accademico, superficiale, a seguire lo sviluppo e la connessione delle idee come se fossero semplicemente lo sviluppo e connessione tra idee, quindi senza rendere espressamente conto, comprendere adeguatamente come le idee si aggancino alla società di cui sono espressione, come ne siano espressione e puntino a trasformarla, la
La critica eclettica cerca e offre volentieri una risposta che dimora nel seno della storia ideologica e quindi rimane sul piano più superficiale. Si dirà, per esempio, che Marx ha saputo distinguere in Hegel il metodo dal contenuto, anche qui una delle distinzioni più celeberrime che continueranno ancora per molti, molti, molti anni avanti. Sì, Hegel non ha imposto forzatamente come con una camicia di forza concettuale un metodo ideologicamente orientato, o se preferite un metodo puramente astratto, ecco la parola che molto spesso viene utilizzata, a un contenuto ribollente. Hegel ha tolto un nuovo contenuto nell'ambito della storia del mondo, nel campo della storia della filosofia, della cultura, eccetera, ma il suo difetto più grande è che non è stato capace di osservare il contenuto, una sua ricchezza che già era presente, ma che lo ha letto attraverso un metodo che era un metodo derivante dai suoi studi teologici, dalla sua borghese visione del mondo, che era una visione di dettata dal controllo, da un metodo che gli derivava da studi canonici che mai si attagliavano alla novità che si stava verificando, la rivoluzione industriale, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è una distinzione, tutto sommato, abbastanza di nuovo canonica, che a tout serve mette in questione. È possibile distinguere un metodo da un contenuto? In Hegel, per cominciare, in genere, ma in Hegel in particolare. E quindi si dirà per esempio che Marx ha saputo distinguere in Hegel il metodo al contenuto e che ha in seguito applicato il metodo alla storia. Quindi, da una parte un contenuto ribollente e così potente, un metodo che è un metodo astratto. Ma perché astratto e quindi perché in qualche modo mai si attaglia a quel contenuto? Perché si muove sulla testa. Perché la dialettica hegeliana è una dialettica troppo legata a una visione mistica del mondo, in cui essenzialmente è una dialettica che mi spinge ad andare alla ricerca, fondamentalmente, dell'idea di provvidenza, dell'idea di Dio, dell'idea di vita, dell'idea di spirito e così via. Hegel non ha visto, perché non ha potuto vedere, non ha voluto vedere, le potenzialità assolutamente eversive del suo metodo che non soltanto congela, ingloba, trasforma un contenuto che gli sfugge in parte, ma dall'altra che riduce un contenuto ribollente a qualcosa di preordinato e preformato. Se noi rovesciamo la dialettica, e la facciamo finalmente tornare, camminare sui piedi, vediamo come questa invece dal punto di vista del metodo funzioni benissimo. Funziona davvero benissimo, si chiede il tessero. Ricordate che sempre queste polemiche sono sempre molto interne anche, eh? Il testo di Baribarro chiarisce, c'è tutta la questione del problema della dialettica materialista o se preferite del materialismo dialettico, che è una cosa un po' di sembra la stessa cosa, ma non lo sono. Il materialismo dialettico era diventata la filosofia ufficiale dell'Unione Sovietica da quando Stalin ha detto che tutti i marxisti sono materialisti dialettici. Ma in Marx non si capisce bene, non c'è mai l'espressione del materialismo dialettico. Scusi, lei curatore del Mega, guardi il Gulag, l'aspetto di Kavala. E così via. Racianov ha fatto sta fine, poveraccio. Non era una questione semplice neanche da approcciare. Quindi sono questi elementi. E allora, si dirà anche volentieri che egli ha rimesso i piedi per terra il sistema hegeliano, dichiarazione che in un certo senso non manca di umorismo, sapendo che il sistema hegeliano è una sfera di sfere, di nuovo, cioè effettivamente che significato ha, ma questo era come tutte le metafore vanno prese per metafore e basta. Si dirà che Marx ha esteso il materialismo di Feuerbach alla storia come se un materialismo regionale non fosse un materialismo molto sospetto. Che significa? Che
è un materialismo regionale. Allora, diamo per scontato che il problema del materialismo di Feuerbach non è semplicemente il materialismo settecentesco, quello, anche se deve moltissimo a quello, l'abbiamo visto, lo riconosce, mi ha citato Walter Binni qualche giorno fa, quando leggeva Leopardi e trovava forti assonanze tra posizioni leopardiane e posizioni feuerbachiane, ed entrambi dovevano queste, o meglio, queste assonanze erano dovute essenzialmente alle presenze di elementi essenziali di materialismo settecentesco in entrambi, soprattutto per quel che riguarda la critica, di nuovo, la critica alla religione, la critica all'immortalità dell'anima e così via. C'era un'espressione molto bella, che ritrova, ricordarsi con precisione sarebbe una gran cosa, quando Binni ricorda le parole pronunciate da Feuerbach il giorno del suo matrimonio alla moglie: amerò questa donna per l'eternità, cioè finché avrò vita. L'eternità è semplicemente il periodo della mia vita. Cioè l'eternità si identifica tout court con il mondo storico, con la vita naturale. Non ha senso pensare altre forme di eternità. Non è semplicemente il rifiuto dell'idea di immortalità dell'anima, significa ripensare radicalmente la temporalità. Appunto, un materialismo regionale è vero materialismo? Poi significa altresì qual è il passaggio da un materialismo regionale a un materialismo più ampio, cioè fare della storia il nuovo campo del materialismo. Vediamo. Si dirà, cioè la critica eclettica dirà ancora, che Marx ha applicato la teoria dell'alienazione, che era una teoria hegeliana, che era una teoria feuerbachiana, al mondo dei rapporti sociali, come se tale applicazione ne cambiasse il senso fondamentale. E anche questa è una cosa che avete sicuramente sentito, è una cosa che viene spesso detta, cioè come l'applicazione di una categoria filosofica come quella di alienazione al mondo sociale in qualche modo è forse anche vero, in certa misura, non è, cioè, ha una sua verità, potremmo dire, regionale, come se ci fosse una sorta di feedback che ne trasforma il senso. L'alienazione applicata ai fenomeni religiosi, se ci limitiamo esclusivamente all'interpretazione che ne dà Feuerbach, è una cosa, l'alienazione applicata ai fenomeni sociali è un'altra. La stessa parola, ma questa parola non significa necessariamente tout court la stessa cosa. Ma questa trasformazione da cosa dipende? Semplicemente dall'oggetto al quale viene applicato come una categoria, come se fosse una specie di chiave inglese, una categoria? Althusser ha delle perplessità. Si dirà infine, ed è tutto lì, che i vecchi materialisti erano inconseguenti. Inconseguenti, e che Marx al contrario era conseguente. Ora, su perché erano inconseguenti i vecchi materialisti e perché Marx era invece conseguente, il punto su cui Althusser vuole attirare l'attenzione, che è il problema che poi ci collega in realtà Hegel, il problema era l'inizio del metodo. Questa teoria della non conseguenzialità e conseguenzialità, che ossessiona un gran numero di studi di storia ideologica marxista, è una piccola meraviglia ideologica fabbricata al loro uso personale dai filosofi dell'illuminismo. Questa è molto, molto interessante. Ovviamente, filosofi dell'illuminismo non bisogna intendere semplicemente nel senso banale il termine che Voltaire, o peggio Adam Smith, abbia fabbricato qualcosa contro Marx, non altro perché per quanto fossero geniali non potevano immaginare che poi sarebbe venuto Marx, ma che le categorie filosofiche elaborate da questi filosofi
in qualche misura poi è come se si fossero state applicate quasi automaticamente dalla cultura successiva anche all'interno, attenzione, che il problema è sempre questo, anche all'interno del movimento operaio o delle culture che affiancavano alcune tendenze del movimento operaio alla filosofia marxista. Semplifico, normalizzare la filosofia di Marx. È di nuovo il problema che a livello storiografico non solo, ma soltanto di storia della filosofia, è in qualche misura definito da che cosa? Abbiamo già in qualche modo parlato. Ed è uno dei temi più. Vabbè, uso l'unico termine che secondo me si attaglia meglio, più divertente. Cioè, è veramente divertente andare a studiare non soltanto Marx e gli studiosi di Marx sul rapporto tra Marx e gli umanisti, perché vengono fuori le cose più belle. Non solo le cose più belle nel senso più divertenti, lo sono davvero, non solo le idee più bizzarre, ma davvero ci rendiamo conto come sia un rapporto estremamente complesso, ricchissimo, straordinario. E la tentazione di leggere Marx, torniamo sempre lì, soprattutto il Marx dei manoscritti economico-filosofici del 44, come il più, forse il più grande esponente dell'illuminismo europeo. Cioè, è fortissimo, perché davvero sembrano presenti e sono presenti temi, elementi, spunti, inflessioni e riflessioni che legano in maniera potentissima la filosofia marxiana, e stavolta uso il termine filosofia proprio nel senso che uso Althusser, quindi in qualche modo come qualcosa che lo lega ancora a un umanismo, a tutta la grande tradizione illuminista settecentesca, ma tutta la tradizione illuminista, attenzione, non soltanto quella tedesca, che è stata rilevantissima, non soltanto quella francese, e vabbè, viene spesso ricordato come Marx facesse con la moglie e figlie un gioco, domanda e risposta. Allora, qual è il tuo scrittore preferito? Diderot. Quando uno va a vedere correttamente tutto, la risposta era Diderot, Goethe, Balzac, e un tot di anni non c'era solo Diderot, però Diderot c'era, però Diderot c'era. Che non era una cosa da poco. Ma c'era appunto l'illuminismo francese, quello tedesco, quello inglese, c'era Smith. Adam Smith non è stato soltanto un grandissimo economista, è stato uno dei maggiori filosofi del Settecento. La sua teoria dei sentimenti morali non è soltanto l'espressione di una morale laica che verrà ben presto ridimensionata dall'approccio kantiano, lo diciamo noi, ma quello è un testo di un'importanza straordinaria, e la teoria dei sentimenti morali smithiana è legata non a doppio ma a quadruplo filo con le sue ricerche di carattere economico. Perché l'economia di Smith, ma in genere la scienza economica, è una scienza che indaga anzitutto i fenomeni passionali, morali e così via. E lo studio che Marx farà dell'economia politica è il tentativo altresì di indagare quella legge dell'economia senza, fra virgolette, non tener conto, ma andando alla base di quei fenomeni che poi vengono compresi su un piano di filosofia morale come quelli passionali e passioni sociali. Passioni sociali non sono qualcosa di puramente naturale. E quando noi diciamo delle passioni sociali che sono passioni convenzionali, e qui dobbiamo rifarci a Rousseau, ma volendo torniamo sempre al solito Epicuro, sempre lì siamo, cioè nel momento in cui diciamo che la maggior parte delle nostre passioni, delle passioni cioè, da cui noi siamo guidati o con cui dobbiamo fare i conti, sono passioni che derivano dalla convenzione, e la convenzione è la legge fondamentale dell'umana società. Che cosa abbiamo detto? Ne abbiamo davvero individuato l'origine, oppure ci siamo fermati a un livello
potremmo dire, non sufficientemente approfondito. È quello che fa Marx col Capitale. Quindi la tentazione di leggere Marx secondo queste categorie, una piccola meraviglia ideologica fabbricata all'oroso personale dai fenomeni, dai filosofi dell'illuminismo, qui poi Althusser usa la maiuscola in entrambi i casi per chi sta prendendo in giro, è una tentazione potentissima. Significa, prospettiva di Althusser, comprendere perché, nonostante tutto, Marx non si possa ricondurre a quella prospettiva ideologica. Feuerbach l'ha ereditata e purtroppo se ne è servito ammirevolmente. Varrebbe da solo un piccolo trattato, poiché è la quintessenza dell'idealismo storico. Chiunque sa, in effetti, che se le idee si generano tra di loro, ogni aberrazione storica e teorica non è che un errore di logica. Questo è l'errore fondamentale di questa lettura derivante dai filosofi dell'illuminismo, derivante, volendo, anche dagli eclettici, della storia, di ogni storia che voglia individuare lo sviluppo, comprendere lo sviluppo e il mutamento della filosofia di Marx, ma forse non solo di Marx. Cioè ritenere che sia semplicemente uno sviluppo di idee. Persino quando contengono un certo senso di verità in nota, diciamo di verità pedagogica, perché quanto al famoso rovesciamento di Hegel, esso è l'espressione stessa del tentativo di Feuerbach. È Feuerbach che lo ha introdotto e consacrato nella posterità hegeliana. Dice, attenzione di nuovo a non confondere ciò che appartiene a Feuerbach e ciò che è veramente proprio di Marx. Ed è degno di molta attenzione il fatto che Marx abbia appunto formulato contro Feuerbach nell'ideologia tedesca il rimprovero di essere rimasto prigioniero della filosofia hegeliana nel momento stesso in cui pretendeva di averla rovesciata. Gli rimproverava di aver accettato i presupposti stessi delle domande di Hegel e di aver dato delle risposte differenti. Ma il problema non sono le risposte, il problema sono le domande. Meglio, i presupposti e le domande. Mi verrebbe da fare, qui faccio il filosofo illuminista, kantianamente le condizioni di possibilità delle domande. Cioè io non mi devo semplicemente interrogare sulle risposte, non mi devo semplicemente interrogare sulle domande, ma debbo criticamente indagare le condizioni di possibilità e di legittimità delle domande stesse. E magari pormi la questione se non sia possibile semplicemente, ora faccio un discorso quasi wittgensteiniano, dissolvere le domande. Dici no, questa domanda, dire no, ma se noi modifichiamo i presupposti, non è che abbiamo risposte nuove alle domande. Eliminiamo le domande, le dissolviamo semplicemente, quel che aveva fatto Kant. Poi, con tutto il lavoro che ha ragione pura. E anche la ragione pratica, ma la ragione pura, questa era essenzialmente la questione. Contrariamente alla vita quotidiana, in cui sono le risposte, in filosofia solo le domande sono indiscrete. Quando si cambiano le domande non si può più parlare propriamente di rovesciamento. Forse se compariamo il nuovo ordine relativo alle do delle domande e delle risposte con quello vecchio, si può ancora parlare di rovesciamento. Ma allora è solo un'analogia, dice Althusser, perché le questioni non sono più le stesse. È come quando noi leggiamo Platone, non mettetevi questo excursus non althusseriano, a voi la scelta del dialogo che più preferite, Simposio, Fedro, Repubblica, Timeo, leggi, e arriviamo finalmente, perché dopo un po' tutti quanti non vediamo l'ora di arrivare a quel punto, in cui finalmente Platone parte e ci racconta uno dei suoi bellissimi miti, che diceva la verità, è il momento che ci piace di più. Ah, che bello. Ma come leggiamo il mito? Che lettura dobbiamo fare del mito? Non possiamo dargli una lettura letterale, perché se diamo una lettura letterale del mito non capiamo semplicemente niente
di quello che sta dicendo Platone. A parte, poi insomma, non riduciamo Platone a un favolista qualsiasi, la cosa l'avrebbe fatto molto arrabbiare. Dobbiamo ragionare per analogia, per via simbolica e così via. Ma non sto più usando lo stesso linguaggio, non sto più dicendo propriamente la stessa cosa, nel senso che non possiamo leggere quelle pagine come leggiamo le straordinarie analisi che fa quando mette in atto, per esempio, la questione dialettica nel sofista o nel politico. Le questioni non sono più le stesse e i domini che esse costituiscono non sono comparabili se non, come dicevo, a fini pedagogici. Fondamentalmente la funzione del mito Platone ha sempre un fine pedagogico, un fine cioè di maturazione, potremmo dire, o se preferite, educazione, formazione intellettuale, morale, speculativa. È come il problema, in qualche modo, sempre presente dell'interpretazione, alcuni passi. È come il problema dell'interpretazione dell'utopia di Tomas Moro. Qualcuno ha mai preso sul serio l'utopia di Tomas Moro, nel senso che, oh, che bello sarebbe vivere esattamente in quel posto lì? Probabilmente no. Per noi sicuramente no, perché per noi ricorda in maniera terribile alcune cose che abbiamo visto poi in maniera diversa, ma è l'istanza di pensiero che l'utopia incarna in quello specifico racconto, che è rilevante a fini pedagogici, cioè spingerci a pensare qualcosa di diverso. Allora, persino quando contengono un certo senso di verità, in questo senso qui, queste formule rimangono, se prese alla lettera, prigioniere dell'illusione che l'evoluzione del giovane Marx si sia giocata e decisa entro la sfera delle idee e che si sia effettuata in virtù di una riflessione sulle idee proposte da Hegel, Feuerbach, eccetera. Cioè, semplifica, poi ci fermiamo 5 minuti. Come se Marx fosse stato un classico accademico di filosofia, il quale a furia di meditare su Platone, su Aristotele, su Plotino, avesse sviluppato la sua personale prospettiva filosoficamente rilevante di uscita dalla metafisica. Ecco, questo è un filosofo, Marx è qualcos'altro, perché il percorso marxiano è diverso. Va bene, fermiamoci un attimo e poi riprendiamo fra 5 minuti per l'ultima lezione.